Abbiamo appena finito la conferenza stampa con Timone Group, sono insieme all'amministratore delegato Luigi Gambelli, un momento importante per ribadire un consolidamento con un'azienda leader del settore nautico di cui Timone Group è dealer da tantissimi anni, parliamo di Azimut Benetti, e di annunciare in questa occasione nel Salone Nautico di Venezia una bellissima sinergia che inizierà con Madonna di Campiglio. Sì, questa cosa ci rende molto orgogliosi perché il rapporto con Madonna di Campiglio è storico, nasce già nel 2011 quando abbiamo aperto un ufficio per così rappresentare le nostre imbarcazioni anche in mezzo alla neve, e l'abbiamo consolidato nel tempo per condividere insieme la gioia con i nostri clienti sia al mare che in montagna. Mi è sembrato davvero interessante quello che ci ha detto durante la conferenza sul rapporto che voi avete con il brand che rappresentate da tanti anni. Mi è piaciuto perché ho visto in lei una grande emozione, cioè un'azienda che comunque dice di aver appreso, di aver imparato tanto da un brand che, devo dire, rappresenta sicuramente l'eccellenza in Italia. Ma sì, sicuramente quello che hai detto è quello che penso, perché Azimut è stata veramente sempre molto avanti nel modo di fare azienda, anche in un momento del settore della nautica non proprio perfetto. Azimut invece ha industrializzato molto bene questo settore, e così anche i concessionari come me sono riusciti a allinearsi, a costruire a loro immagine e somiglianza l'azienda, che ci ha permesso di crescere con grande professionalità. Questo momento storico mi sembra davvero un momento importante per sottolineare la valorizzazione del turismo italiano, e sicuramente un brand che è legato al mondo del mare e un brand come Madonna di Campiglio che è legato alla montagna possono rappresentare un po' un esempio anche di fare rete e squadra, forse una cosa che a volte in questo paese manca. Sì, assolutamente, fare squadra non è sempre molto semplice, fare squadra con settori diversi probabilmente è più semplice. Quello che io ritengo molto importante in questo momento è essere presenti nei momenti di emozioni che vogliono vivere i nostri clienti. Noi li chiamiamo eventi, però io amo più chiamarli emozioni, e con l'occasione si instaura un rapporto che può sfociare un business più facile. Sicuramente il comparto nautico in qualche modo è stata la sorpresa rispetto a tanti comparti dell'economia italiana che in questo ultimo anno e mezzo hanno subito dei problemi molto importanti. La nautica ha retto. Come dicevo prima, la nautica è uno di quei veicoli per emozionare, per rendere anche il cliente molto tranquillo e sicuro durante la sua vacanza a bordo della propria barca, ha una vita tranquilla, sicura e che lo stimola a fare acquisti di imbarcazioni per vivere la gioia della vita. Parliamo di sinergie importanti, siamo con la dottoressa Maffei dell'azienda di promozione turistica di Madonna di Campiglio. Quante cose in comune in realtà può rivelare questo tipo di unione e di collaborazione? Grazie per questo incontro, sicuramente per l'azienda di Madonna di Campiglio, che vantiamo di essere tra le eccellenze italiane del turismo e anche a livello internazionale, si cerca di trovare delle aziende partner che vanno a attingere agli stessi mercati. Il bacino di riferimento è lo stesso. È anche vero che nel momento in cui uno si trova ad esempio in vacanza può valutare o comunque cogliere l'occasione di misurarsi con quello che sono le sue possibilità di acquisto, con quelli che sono i suoi interessi, e la stessa cosa al contrario. Questa edizione del Salone Nautico di Venezia deve ringraziare un brand che rappresenta l'eccellenza italiana della nautica di lusso. Parliamo di Azimut, che appunto quest'anno ha scelto di essere presente in modo anche consistente. Sono qui con Jad Migliorini. Ecco, perché questa scelta, Jad? No, questa scelta è molto automatica. Siamo in una delle città più belle del mondo, circondati da arte, bellezza e design, e noi che siamo gli ambasciatori del Made in Italy nel mondo non potevamo essere secondi a nessuno. Abbiamo voluto portare un display che rappresenti a 360 l'offerta di Azimut, che oggi spazia da una gamma Atlantis, quindi da una gamma sportiva e friendly use, passando per una gamma Fly, una gamma S sportiva, noi la chiamiamo il lato sexy del comfort, fino ad arrivare alla Magellano, il nuovo concetto di trawler che negli anni ci ha permesso di stabilire un nuovo trend nel mercato.
oggi abbiamo fatto questo incontro molto interessante con Timone Yacht, che tra l'altro credo sia il dealer che da più tempo segue il brand Azimut. Ecco, quanto è importante per voi questo tipo di rapporto? È fondamentale. La Timone Yacht ha iniziato questa collaborazione con il brand nel 1992. Siamo cresciuti insieme. La Timone ci ha permesso di crescere in Italia e non solo, perché 3 anni fa abbiamo stretto un accordo per la Germania e per l'Austria, e questo ha permesso alla Timone Yacht di diventare Yacht Werk e pertanto Timone Group.